Presentiamo con immensa felicità questo appuntamento annuale che è rimasto l'unico derby delle Marche, quindi ci fa molto piacere avvicinarci a questo appuntamento che, come al solito, abbiamo cercato di trasformare in una sorta di festa del basket. Ci saranno due partite amichevoli, una degli esordienti tra l'Orsa, l'Ancona e l'Aurora Basket che si giocherà alle 3:30 alla Palestra Novelli e un'altra degli scoiattoli tra l'Aurora Basket Jesi e Recanati che invece si giocherà qui al Palasport, qui all'UBPA Sports Center alle 15. A corredo della partita questi ragazzini saranno protagonisti anche nel derby, alcuni magari entrando con le squadre, altri facendo delle gare di tiro nell'intervallo. Contemporaneamente uno dei nostri sponsor, che è American Graffiti, avrà un box all'ingresso del Palasport e conservando il biglietto d'ingresso, chi poi vorrà decidere di andare a cena American Graffiti con il biglietto d'ingresso avrà un omaggio, un drink in omaggio. E per riprendere un po' le parole dell'anno scorso, che tra l'altro avevano portato bene, dell'amministratore unico che non è potuto intervenire, lui sostiene che i derby non si giocano ma si vincono. Quindi diciamo che l'obiettivo rimane lo stesso, anche se quest'anno, come l'anno scorso, sarà una partita molto difficile perché incontriamo un avversario molto forte. Il derby arriva alla seconda giornata, per noi sarebbe equivalente, non cambia nulla che arrivi in questo momento. Coincide con la prima partita dell'anno in casa e quindi ci aspettiamo un afflusso di pubblico che sia degno di questo derby per agevolare i tifosi. È già in corso questa sera la prevendita dalle 18 alle 20 e la replicheremo domani mattina dalle 10 a mezzogiorno. Negli stessi orari potrà essere sottoscritto anche l'abbonamento alla stagione che per noi rimane un grande atto di fiducia nei confronti del lavoro che, nonostante tutte le difficoltà, nonostante una corsa ad ostacoli ogni anno per riuscire a garantire questo sport a Jesi per la 20ª stagione, diciamo è qualcosa che anche quest'anno si presenta in assi di partenza. Quindi aspettiamo con gioia questo derby contro una squadra che, ripeto, è molto bene attrezzata contro una società con la quale ci sono rapporti cordiali, però è chiaro che anche al di là della cordialità, quando si scende in campo si pensa solo ad una cosa e a questa penserà l'Aurora Basket cercando di aggiudicarsi questo derby, pur sapendo, lo ribadisco per l'ennesima volta, che non sarà semplice. La prima cosa che mi viene da pensare sarà la difficoltà data dal dover affrontare una squadra molto fisica e lunga come Recanati. E vedendoli in precampionato, giocandoci contro in precampionato e poi vedendo la prima partita che hanno disputato contro Imola, hanno messo in campo proprio questa qualità, trasformandola in intensità, fisicità, che hanno utilizzato per tutti i 40 minuti per portare a casa la prima partita giocata di campionato. Sicuramente nel corso della partita ci potranno essere, vista la loro e vista la nostra struttura, tante situazioni di mismatch. Chi sarà più bravo ad attaccare e a difendere queste situazioni di mismatch potrà portare a casa la partita. Un'altra battaglia fondamentale sarà quella a rimbalzo, perché vista la loro fisicità e visto il loro centro Reynolds, la lotta al rimbalzo è uno dei punti di forza di Recanati. E poi l'entusiasmo che ha dato a loro una vittoria all'ultimo secondo, come quella che è stata domenica scorsa, sicuramente sarà un'altra arma che loro potranno mettere in campo. Noi proveremo a mettere tutto quello che abbiamo, come abbiamo fatto domenica scorsa, provando a migliorare le cose che ci sono da migliorare. Per esempio, l'approccio dovrà essere un po' diverso rispetto a quello che abbiamo fatto domenica a Mantova. Dovremmo essere fin da subito pronti a giocare duri ed intensi in difesa, perché in una partita come il derby non ci si può permettere di concedere niente. E poi proveremo ad aumentare i minuti positivi
in difesa e in attacco nell'arco della partita. Dal punto di vista delle sensazioni è una partita importante, con loro che hanno responsabilizzato molto il gruppo perché giocano senza un americano, con la volontà di fare una scelta ponderata, quindi si sono presi del tempo, i giocatori evidentemente hanno reagito bene perché la partita con Imola in casa lo dimostra, ha fatto 20 Sorrentino, ha fatto 23 Loschi, quindi hanno sicuramente reagito bene al taglio di Bilburi, questo insomma. Per il resto chiaramente, come tutte le partite, soprattutto ad inizio stagione, dove generalmente prevale l'intensità, la voglia di vincere, la grande energia che si mette in campo, il giocare in casa per noi dovrebbe essere un valore aggiunto, ed è per questo che la presenza di pubblico e di un pubblico che si faccia sentire sarà importantissima. Contro una squadra con quella struttura e con quella tipicità, perché poi sono molto fisici ma hanno lunghi che aprono il campo per tirare, sicuramente non ci potrà essere solo il piano A della partita, ma dovremo essere pronti anche al piano B e forse all'eventuale anche piano C, perché contro una squadra che può proporre diverse soluzioni tattiche bisogna essere pronti dal punto di vista difensivo ed anche offensivo per poter provare a sfruttare, prima parlavo di situazioni di mismatch, a nostro favore i quintetti che loro metteranno in mezzo al campo. Quindi la vittoria di Mantova sicuramente ci ha dato consapevolezza che la strada che abbiamo intrapreso può essere quella giusta se ogni giorno siamo pronti a fare un passo in più, come tutti i giorni chiedo alla squadra prima dell'allenamento e prima di ogni sessione che facciamo qua al Palace. E quindi questa vittoria ci ha dato consapevolezza che possiamo essere sulla strada giusta, ma dobbiamo rimanere con la testa bassa, concentrati e con i piedi per terra, perché il percorso sarà lunghissimo e durissimo.